Amici di Polifemo, come tutti sapete, Polifemo cerca di essere vicino al sociale e allora quale occasione migliore di questa sera con l'iniziativa I Diversamente Giovani Discriminati per l'Età, possiamo ribattezzarla la Festa dei Nonni, una iniziativa voluta, organizzata dal consigliere di parità della provincia di Taranto, l'avvocato Gina Lupo. Dedicheremo una buona parte, una ricca parte di Polifemo a questa iniziativa. Le sue aspettative, ecco, faremo come dire la cronistoria di questa manifestazione, le sue aspettative, gli intenti, le finalità. La finalità era quella di parlare di una discriminazione di cui poco si parla, anzi credo che forse poche volte sia stato trattato il problema dell'ageismo, cioè della discriminazione per età. È sotto gli occhi di tutti che esiste questa discriminazione e Luigi ha visto, abbiamo fatto vedere la pubblicità, gli spot, la televisione, cioè come gli anziani vengono trattati. Abbiamo parlato di nonni, abbiamo parlato di famiglia, abbiamo parlato di nipotini, abbiamo parlato di tante cose e soprattutto farsi carico da parte delle istituzioni che c'è una problematica che deve essere affrontata. Cari nonni, quando sto con voi mi sento felice e il mio cuore batte forte. Per me siete degli angeli e vi voglio tanto bene. Ho apprezzato una sua affermazione, prima o poi tutti invecchieremo, quindi teniamo alta la guardia. E beh, questo è proprio vero, se abbiamo la fortuna di superare l'età, no? Come nell'intervista di Norisi dice, forse mi devo fermare a 75 anni perché 80 sono già vecchio, noi tutti passeremo quest'età. E allora se prima ci rimbocchiamo le maniche e creiamo una forma di istituzioni di salvaguardia, forse la nostra vecchiaia sarà un po' più serena. Ma è il messaggio che dobbiamo lanciare ai più giovani, perché sono loro che dovranno poi pensare a noi. Anna Maria Laneve, responsabile per i rapporti con gli enti per conto del Comitato per la Qualità della Vita. Un cortometraggio assai significativo, un anziano padre che una volta all'anno vede i propri figlioli radunati intorno a sé in occasione del suo compleanno. È come dire un'immagine tipica e topica della condizione dell'anziano, un anziano solo e abbandonato. Sì, questo cortometraggio in realtà è stato fatto nel 2005, quando il ragazzo Carlo Barbalucca aveva soltanto 15 anni e frequentava il quintoennio. Il Comitato per la Qualità della Vita organizzò anche allora un evento e lui elaborò questo cortometraggio, quindi da allora si è poi interessato sempre di regia e adesso studia e lavora a Roma. E l'immagine che è riuscito a dare, e consideriamo che era un ragazzo di 15 anni, è stata proprio quella della solitudine dell'anziano. Infatti la scena si apre sul teatro Orfeo vuoto, e quel vuoto rappresenta proprio la solitudine dell'anziano, questa solitudine che percorre 364 giorni, perché al 365esimo ha tutti i figli intorno, è felice e quindi la sua vita è piena, ma si conclude sempre con il vuoto, perché finito quel giorno ritorna il vuoto della sua solitudine e quindi attende il suo nuovo compleanno per avere tutti intorno. E in questo senso l'impegno affinché ogni giorno dell'anno sia davvero il compleanno dell'anziano. L'anziano che oggi poi noi abbiamo anche dei bambini della scuola primaria, oltre ai giovani dell'Archita, che vivono proprio loro l'esperienza dell'anziano nella loro formazione, che è fondamentale, perché oggi con la donna che lavora l'azione formativa è fortemente demandata ai genitori, ai nonni, i nonni accompagnano i piccoli a scuola, i nonni li seguono nei compiti, i nonni raccontano il loro passato e quindi aiutano anche a ricostruire l'idea di una Taranto che non esiste più. Ed ora un momento tanto simpatico quanto significativo, i piccoli allievi, i piccoli studenti, gli alunni
dell'Istituto Comprensivo Alfieri di Taranto, che leggono alcuni pensierini sui propri nonni. È un atto di amore, di rispetto, ed è bello questo rapporto diretto, questo passaggio di consegne quasi tra gli anziani e i più piccoli, e i più piccoli esprimono la propria gratitudine con queste frasi. Grazie perché siete la mia guida, perché mi consolate quando sono triste, perché siete affettuosi e giocherelloni e siete sempre amorevoli. Grazie per il vostro amore. Alessandro Giurato. Nonni, voi siete la luce dei miei occhi e quando vi guardo penso ad un prato con tanti fiori colorati, illuminato da un sole che mette allegria. Valerio Carbucco. Siete sempre accanto a me, siete i miei nonni arcobaleno, e come un arcobaleno custodite tanti colori, i colori della vita. Ok, Daniele Nesca, venite qua, scusate. Sì, avvicinatevi qui però, fatevi vedere perché altrimenti nessuno vi può vedere. Allora, incominciamo. Dentro di voi vedo il rosso che è il colore del cuore, dell'amore e della forza. In voi vedo l'arancione che è il colore della sincerità, e vedo anche il giallo che è il colore del sole e della felicità. E poi quanto blu c'è in voi, infatti è il colore della calma e della tenerezza. E per finire vedo il verde che è il colore della speranza, che voi state sempre con me. Adesso fate spazio. Allora, devi leggere. Cari nonni, grazie. Luigi, spostati. Cari nonni, grazie per avermi fatto diventare sempre, per avermi badato da piccola e per avermi letto tutte le sere tante storie prima di andare a dormire. Grazie per avermi preso da scuola quando la mamma non c'era, e per tutti i dolci ricordi quando eravamo al parco giochi e mi ha fatto cenare lì. Nonni, vi voglio tanto bene. Scusate, portate qui avanti, grazie. Cari nonni, vi voglio tantissimo bene. Vi voglio sempre al mio fianco, perché siete i miei angeli custodi, il vostro nipotino Stefano. Cari nonni, abbiamo deciso di scrivervi questa lettera perché ci volete tanto bene. Abbiamo raccolto i nostri pensieri per dedicare a voi con tutto il nostro cuore. Grazie per averci curato quando eravamo ammalati. Grazie per averci aiutato, coccolato, accompagnato, amato e consolato. Ancora grazie per averci apprezzato per quelli che siamo. Vi abbracciamo, nostri angeli custodi. Grazie. Un attimo, luce prima di scendere, questo lo ridò? No, questo mi
Piero Bitetti, presidente del Consiglio Comunale di Taranto, nonché consigliere provinciale. Il ruolo delle istituzioni nei confronti del disagio degli anziani, una bella responsabilità, perché poi una società in cui purtroppo conta solo chi produce, è una società che mette al margine chi pure ha dato tanto in decenni e decenni di attività, le istituzioni devono aiutare a colmare questo gap. L'impegno come consigliere provinciale e rappresentante dell'ente comune. Sì, una premessa, mi creda, riflettevo pochi secondi fa su questo tema, proprio ascoltando le frasi dei bambini di un evento riuscitissimo, bellissimo, pieno di soddisfazione. Veramente i complimenti alle associazioni che ci hanno messo la faccia e il lavoro per organizzarlo, che sono l'AUSER, l'ADA e l'ANTEAS, e al Comitato Qualità della Vita. Ovviamente i ringraziamenti anche alla consigliera di pari opportunità, che è anche assessore comunale, l'assessore Gina Lupo, con la quale abbiamo collaborato come presidenza del Consiglio, e quindi ho voluto rappresentare l'intero Consiglio Comunale in questa, ripeto, bellissima iniziativa che ci deve portare a riflettere non soltanto delle solite cose che gestiamo quotidianamente, quindi ci occupiamo di risolvere i problemi quotidiani che nascono appunto quotidianamente a servizio della città, e ci immaginiamo come risolvere le questioni legate alla produzione, quindi allo sviluppo economico per il territorio. Ci sono altri aspetti, quindi quando si è amministratore bisogna considerare altri aspetti, perché la società è fatta di diverse fasce di popolazione e nel particolare specifico si parla di nonni, quindi una fascia di età molto vasta della popolazione. Soprattutto, mi perdoni se la interrompo, ora che l'età media si è innalzata. Sì, allora innanzitutto questo è vero, ma è anche vero che abbiamo dei nonni giovanissimi, si parla di nonni che hanno anche 35 anni, quindi parliamo di una ampia fetta della popolazione. Ora il tema sarà quello del ageismo dall'inglese age, età. Età. E ovviamente si parla di quello perché ci viene in mente la persona adulta quando parliamo di nonni, e quindi la persona che è di riferimento all'interno delle famiglie per storia, per tradizione, per educazione, ma molto spesso rappresenta un sostegno economico, ma molto spesso rappresenta la soluzione. Ecco, ho prima parlato che molto spesso i nonni fanno da babysitter e si crea un binomio nonno-nipote fantastico. Io dico sempre beato chi ha i nonni, perché avere un nonno è una fortuna, e il tema di oggi mira proprio a toccare questi aspetti dell'età avanzata che non devono essere soltanto racchiusi nella sfera del sociale, inteso proprio come la vita quotidiana, ma parleremo anche dei problemi che riguardano la sanità, quindi l'aspetto della salute, medico, dell'assistenza. E l'evento è veramente bello, vale la pena di essere vissuto. Rimanete perché è pieno di soddisfazioni. E dai più piccoli ai più grandi, a quegli studenti più grandicelli, mi riferisco agli allievi del liceo Archita, i quali, ovviamente forti dei loro studi classici, hanno voluto dare rilievo a un'opera importantissima, notissima di Cicerone, il De Senectute, sulla vecchiaia appunto è il testo dell'opera ciceroniana. Come vedete, già 2000 anni fa il problema degli anziani era un problema che toccava l'umanità da vicino. Sono passati oltre 2000 anni e i problemi rimangono. E forse questo il mistero della vita, anche il senso della vita. Sentiamo attraverso questi ragazzi alcuni brani del De Senectute. Non lo rimpiangere, altrimenti gli adolescenti dovrebbero rimpiangere la fanciullezza e gli adulti dovrebbero rimpiangere l'adolescenza. I ricordi sono una bella cosa e devono essere custoditi, ma non possiamo...
attraverso Mattia Galasso, allievo dell'Archita, così come attraverso altri suoi colleghi di banco, abbiamo ascoltato alcuni passi, alcuni brani del De Senectute di Cicerone. Un messaggio sempre attuale, quello di Cicerone. Più che mai attuale, diciamo, nella società moderna, dove il rispetto per gli anziani si sta perdendo, dove gli anziani vengono visti quasi come un peso. Bene, Cicerone ci insegna che gli anziani non devono essere un peso, devono essere un esempio per i giovani, perché ok, magari noi saremmo più forti fisicamente, ma l'esperienza degli anziani può tornare sempre utile. La mancanza di un nonno è una mancanza, secondo me, anche più forte di quella di un genitore, ma perché una figura esperta nella propria vita ci vuole sempre. E da Mattia a? Chiara Plomitallo. Chiara? Plomitallo. E allora, Chiara, le sensazioni, le tue sensazioni questa sera, avrai sicuramente pensato ai tuoi nonni. Sì, io ho solamente una nonna, ho avuto l'onore di conoscere solamente questa nonna ed è per me un grandissimo esempio di vita, perché nonostante i suoi 81 anni comunque riesce a esprimere una giovinezza dell'animo, sia appunto nell'animo che nel poter fare le cose, anche diciamo maggiore di quella che un genitore possa trasmettere, e quindi sono ben felice di essere qui stasera. Carmine Carlucci, presidente del Comitato per la Qualità della Vita. Allora, professor Carlucci, è davvero bella l'immagine di vedere l'anziano a fianco al più giovane, al nipote, al nipotino, alla nipotina. Lo abbiamo visto questa sera e avevo detto già con un altro interlocutore, è questo il grande mistero della vita. Il grande mistero della vita che questa sera in realtà stiamo declinando, mettendo appunto insieme i bambini della scuola elementare Alfieri, i ragazzi del nostro prestigioso liceo Archita e poi tanti genitori, tanti nonni, tutti insieme per riflettere su che cosa? Su questo momento particolare della vita della nostra società, una società in cui i protagonisti sempre più sono i cosiddetti diversamente giovani, ma questi diversamente giovani, nonni e non nonni, in realtà subiscono anche delle discriminazioni, e noi vogliamo questa sera, proprio attraverso la voce dei bambini, in qualche maniera dire loro grazie per il vostro impegno, ma anche un messaggio alle istituzioni affinché l'attenzione nei confronti dei diversamente giovani sia un'attenzione sempre più significativa, sempre più condivisa e responsabile, perché per raggiungere la qualità della vita evidentemente noi dobbiamo far riferimento agli anziani e, come diceva Cicerone, poi guardare al futuro. Ma i veri protagonisti sono i nonni, sono loro. Con chi abbiamo il piacere di parlare? È un nonno. Un nonno che ha anche declamato una poesia. Sono tante, ma questa è esclusivamente per il mio nonno. Quindi lei si ricorda il suo nonno, si ricorda suo nonno e vede anche i suoi nipotini. Ecco, che messaggio si sente di dare? Lei dovrà essere, sarà sicuramente, come dire, un punto di riferimento, un bastone, ecco, su cui i più giovani paradossalmente devono aggrapparsi. In genere si dice che i più giovani rappresentano il bastone della vecchiaia per gli anziani, ma non è così, perché l'esperienza di chi ha i capelli bianchi o di chi proprio non li ha più, rappresentano davvero una sicurezza per i più giovani. Allora, io ho conosciuto mio padre soltanto all'età di 11 anni, perché stava in guerra e roba del genere. Chi mi ha più o meno adottato, va, chiamiamo, diciamo così, era un mio nonno materno, e praticamente lui mi consigliava, mi diceva, e andavo lì nei pomeriggi, no? Quando uscivo da scuola, per... Allora, dopo 60 anni, dopo 60 anni
ho creduto opportuno scrivergli due parole, sperando che... E come vedete, la gratitudine di una persona anziana che si sente avvita, nipote, nei confronti di chi non c'è più. La festa degli anziani, tanti momenti, momenti di riflessione e momenti di divertimento. La festa degli anziani continua. Pubblicità, non cambiate canale, restate con noi. Ma questa manifestazione ci fa riflettere tanto anche su argomenti seri, ma contempla al suo interno anche il momento ludico, è il momento della magia. Consigliera Lupo, una manifestazione che ha visto una folta partecipazione di giovani e diversamente giovani, il momento del dibattito, un confronto per non sfuggire rispetto ai problemi, ma per affrontarli di petto. Era quello che volevo fare, accendere i riflettori su una forma di discriminazione poco conosciuta, eppure che esiste e che viene vissuta sulla pelle di tante persone anziane. Abbiamo questo inglesismo, questo neologismo, ageismo. Sì, l'ageismo è stato coniato da Butler, che era un geriatra, nel 1998, che per primo ha utilizzato un inglesismo da age, no? Età ismos, quindi discriminazione, dispregio nei confronti dell'età più anziana, che poi ha preso piede e viene studiato soprattutto in campo medico. Perché, come ho dimostrato leggendo proprio i dati del Ministero della Salute, si spende meno per una ricerca, per una prevenzione, per uno screening della popolazione anziana rispetto alla popolazione più giovane. E questo è sbagliato, perché l'età della vita si è alzata, perché l'anziano spesso viene anche trattato male nel campo medico con sufficienza, e invece tutto quello che si può spendere per migliorare la qualità della vita è appunto è da preferire. E abbiamo posto l'accento anche sull'uso nei mass media, nelle pubblicità, quando l'anziano ad esempio viene ridicolizzato e viene ironizzato, no? Viene quasi tratteggiato in modo grottesco. Tutto questo intervallato da momenti musicali e da momenti piacevoli, come sono stati gli intermezzi musicali. Lina Arpaia, presidente provinciale dell'Auser. Abbiamo detto un momento di dialogo, il dibattito. Cosa le associazioni chiedono alle istituzioni relativamente agli anziani? Le associazioni chiedono alle istituzioni molta attenzione nei confronti degli anziani, perché i servizi in favore degli anziani sono molto, almeno nella nostra città, sono abbastanza risicati, come si dice. E poi per esempio l'assistenza domiciliare, i centri polivalenti che devono funzionare, l'attività sportiva, perché sono tutte cose che, diciamo, se funzionano per esempio un centro polivalente, l'anziano invece di stare in casa può frequentare il centro e può fare una serie di attività. E noi come associazioni che facciamo queste cose, cioè facciamo attività ogni giorno, facciamo la cosiddetta attività leggera, no? L'assistenza leggera, tipo cerchiamo di aiutare l'anziano fragile, l'anziano che è solo nel proprio domicilio, con la consegna della spesa, con la telefonata, con l'accompagnamento, cioè vogliamo più attenzione anche delle istituzioni su quello che noi facciamo in favore degli anziani, cioè noi vogliamo che il pubblico debba funzionare e il volontariato, quindi l'associazione come la nostra, come l'Auser, deve integrare in modo tale che l'anziano viene soddisfatto anche in quei bisogni che sono bisogni immateriali. E i protagonisti sono loro, i diversamente giovani. Signora, questa serata le è piaciuta? È molto molto bella, sinceramente, e io ringrazio queste associazioni che hanno partecipato. Io sono una socia, una volontaria, una responsabile dell'Auser Filo d'Argento di Via Rintone 65. Dirò la verità, io ho lavorato 23 anni all'Ilva. Ringrazio il Signore che c'è l'Auser, altrimenti già andando via in pensione dall'Ilva dicevo adesso cosa farò. Per fortuna dal 2003 che io sono una volontaria nell'Auser e ne sono veramente felice,
e ringrazio il Signore che c'è l'Hauser. Per me è una cosa bellissima, perché io ho due figlie, una a Palermo, capitano dei carabinieri a Palermo, e mia figlia a San Giorgio. Perciò sono sola, sono vedova da 37 anni, perciò meno male che c'è l'Hauser. E queste bellissime associazioni, che veramente è una cosa meravigliosa. Siamo con la dottoressa Scilla Battiato, psicologa e psicoterapeuta, che ha relazionato a proposito della condizione dell'anziano. Cosa ci vuole, cosa occorre per rendere soddisfacente la vita di un anziano? In realtà credo che non ci voglia poi molto, se non forse un ricominciare a vedere o cambiare prospettiva rispetto all'idea di vecchiaia. Spesso noi riteniamo che la vecchiaia, la terza età, sia l'ultima fase della vita, quella che si avvicina alla fine di tutto. La fine della commedia, come diceva Cicerone. Esattamente, ma in realtà potrebbe essere la sintesi dell'intera esistenza, perché noi oggi siamo portati a vivere il tempo futuro, siamo nel futuro, siamo sempre proiettati nel futuro. In realtà l'anziano, la persona anziana, è quello che vive l'unico vero tempo dell'esistenza, che è il presente, e lo fa guardando al passato e progettando magari non i prossimi 30-40 anni, ma almeno il domani, che è quello che è sufficiente, perché se non ci fosse domani non ci sarebbe neanche la settimana prossima, il mese prossimo, no? Oggi gli anziani sono molto più evoluti rispetto alle precedenti generazioni di anziani, riescono a cogliere meglio gli stimoli esterni, gli stimoli della tecnologia, gli stimoli dello sviluppo, interagiscono, in una sola parola. Sì, gli anziani sono sicuramente oggi più interagenti, anche se forse si sentono di poter interagire, anche se in qualche modo ancora vengono emarginati in questo, perché ripeto, c'è sempre un'idea preconcetta e stereotipata. Prima invece l'anziano aveva un po' più valore nella società, gli era riconosciuto rispetto a oggi, però è importante che l'anziano oggi impari a uscire, e come fa poi attraverso le associazioni ad esempio, e quindi a rendersi partecipe dell'esistenza, della comunità. Franco Cosa, come definirlo? Showman? Sì, un showman. Beh, diciamo un missionario di gioia e stacco spina ovunque, emozione. E beh, quali emozioni più grandi se non quelle che ci danno gli anziani? La tua partecipazione, il tuo contributo questa sera, che è un contributo innanzitutto sociale. Io te la dico tutta, io sono venuto con papà, 81enne, ancora bello arzillo. Uno che ha sempre amato la musica. Io lo chiamo personaggio in quanto mio padre non è soltanto il mio genitore, colui che mi ha cresciuto e mi ha educato, ma è soprattutto un maestro di vita, perché lui è una persona che ha sempre amato vivere. Ci vuole davvero poco per far sorridere i più anziani. Sì, basta poco, dice il grande Vasco Rossi, basta poco, basta avere un Franco Cosa questa sera per fare di tutto per sdrammatizzare le cose brutte della vita. Mettiamole da parte. Ricordando tutti che le cose belle esistono. Viva la vita. Consigliere Lupo, avvocato Lupo, allora tracciamo il bilancio di una serata davvero trionfale, non è un'esagerazione, ma vedere una folla di giovani e meno giovani, appunto i diversamente giovani, vedere i bambini di 5 anni, 6 anni e vedere gli anziani, una serata per tutti i gusti, dove si è fatto sociale con la S maiuscola, intendendo per sociale voi gli approfondimenti normativi, sociologici e psicologici da un lato, ma dall'altro anche il sociale, offrendo qualche ora di svago e di sano divertimento. La manifestazione è riuscita in pieno. Beh, se pensi che siamo qui dalle 16:30 e sono già passate 3 ore abbondanti e le persone sono ancora qui, vuol dire che abbiamo centrato l'obiettivo. Parlare di temi seri, di temi profondi, però anche strappando un sorriso alle persone. Questa è stata la formula vincente, sono soddisfatta, non posso essere orgogliosa del mio primo, no, intervento come consigliera della pari opportunità e come assessore anche alla famiglia, perché comunque questo volevo dare, volevo parlare di famiglia, nonni, anziani, famiglia a 360 gradi. Dicevo, aspetti normativi, giuridici e psicologici,
uniti per cercare di trovare e dare risposte? Beh, come ho già detto Luigi un'altra volta a te, una tua intervista, i nonni sono l'ossatura di tante famiglie in questa città, sono loro che reggono l'economia, sono loro che si fanno carico di portare i bimbi a scuola, ci sono stati dei bambini che hanno letto questi pensieri, grazie nonno perché mi accompagni a scuola e mi fai rimanere a dormire quando la mamma non c'è, genitori impegnati per lavoro e nonni che suppliscono a questa mancanza con un ruolo indimenticabile e che deve rimanere per sempre. È stata una manifestazione in cui si è abbattuto quel muro che c'è in genere tra istituzioni e cittadini, le istituzioni al fianco dei cittadini per cercare di superare certi ostacoli, gli ostacoli della tarda età. E beh, hai visto, è stato un incontro sui generis, nessun tavolo, nessuna istituzione seduta dietro a un tavolo, ma io che ho fatto un po' di tutto, ho fatto anche la presentatrice perché non l'aveva letta, è questo che intendo essere istituzioni, questo che intendo essere vicino, essere un'istituzione vicino alle persone, lo devi fare sul serio, ci devi mettere le mani, altrimenti non sei credibile. Bene, una puntata di Polifemo dedicata interamente al sociale. Ci siamo confrontati con il CSV, abbiamo parlato della rassegna provinciale del volontariato e della solidarietà e poi l'evento organizzato dal consigliere di pari opportunità, l'avvocato Gina Lupo, i diversamente giovani discriminati per l'età, la festa dei nonni in una sola parola. Con momenti di approfondimenti normativi e sociologici e psicologici e anche tanto sano divertimento. Ecco, Polifemo è sempre dalla parte dei più deboli, Polifemo vuole essere la voce di chi non ha voce e allora ecco perché abbiamo dedicato un'intera puntata al sociale, il sociale, quello con la S maiuscola. Ci rivedremo, se Dio lo vorrà, venerdì prossimo, stessa ora, ore 21, stesso canale, il canale 78 del digitale terrestre, l'emittente Delta TV, e non dimenticatelo mai, non è venerdì se non c'è Polifemo. Polifemo, l'informazione libera della città. Buonasera.